Psicologicamente, quel gruppo di persone, i dodici in particolare, che hanno seguito Gesù per alcuni anni, che hanno vissuto con lui tutto l'ambaradan, il momento dell'entusiasmo, il momento dell'incertezza, il momento dello sconforto, il momento dello scandalo, il momento della gioia dopo, e che sono nella gioia anche in quel momento lì. Ma di fatto, quante volte hanno dovuto ribaltarsi completamente dentro per poter restare con lui. Senza esagerare più di tanto, però è un escamotage questo che l'ho già utilizzato altre volte. Se vi sembra proprio trito e ritrito, me lo dite, blocchiamo a metà, giusto? È un piccolo, un fumetto. Voi sapete che mentre Gesù è vivo, molti vanno da lui. Tanti vanno, prendono e tornano via, altri invece restano, parliamo di quelli che restano. Man mano vivono con lui, lo conoscono di più. Cos'è che pensano? Però che fortunati, hai un contro lui. Per 3 anni quasi. Che fortunati. Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Dirà Pietro in un momento di sbandamento della massa. Loro restano i dodici, anche se, però, chi altro ci dà quelle parole che ci dai tu? Chi altro? Una fortuna come quella che abbiamo avuto di incontrare te, chi altro ce la può dare, garantire? Solo che arriva il momento dopo quei periodi di shock, di paure, di incertezze, gli ultimi mesi, testimoniati molto bene da Marco, ci ricorda quante volte ha sottolineato questo fatto, arriva il momento del crollo, dello scandalo. E cosa fanno tutti? Avevano appena giurato: noi non ti abbandoneremo mai, resteremo sempre con te. Via. Cos'è che pensano in quel momento? Che stupidi! Hai che pensare se stai fortunato incontro a lui. Non sbagliato? Però il Vangelo ci dice che 3 giorni dopo, quando le donne arrivano, che hanno il problema di chi si ribalterà la pietra, la trovano già ribaltata, e c'è quel tale che dice: ma avete sbagliato indirizzo, signore? Voi cercate tra i morti colui che è vivo, è risorto, non è qui, via. È dall'altra parte, è vivo. E poi se lo vedono davanti loro, una volta, due, tre, quattro, sì. Cos'è che pensano a quel punto? Che stupis! Hai che pensare se stai stupis? Hai che pensare se stai fortunato incontro a lui? Devono ribaltare di nuovo tutto. Però gli Atti degli Apostoli cominciano dicendoci che se anche sono nella gioia perché sanno che lui è davvero risorto e hanno capito perfino perché è salito al cielo, se anche questo è vero, cosa fanno? Sono lì. Sono chiusi nel cenacolo, escono proprio per le cose che servono per poter sopravvivere, per mangiare, ma mettere fuori il naso, dire una parolina, non se la sentono. Sono pieni di gioia, ma sono lì fermi. Cos'è che li convincerà a aprire la porta e uscire, a realizzare la missione? Spirito Santo. Senza di quello, fuori da quella porta, non ci sarebbero mai andati. E lì cosa fanno? Annunciano il kerygma, il grido. Senza lo Spirito Santo, noi stasera non saremmo qui. Ma senza la preghiera, senza quella preparazione fatta di cui parlava prima, quella costanza, quella unanimità e quell'essere lì, il durare. Nell'entrare in relazione con questo Dio, senza quello, lo Spirito Santo avrebbe funzionato come con noi, poco. Quindi loro hanno reso possibile allo Spirito di manifestarsi in pieno. Lo Spirito li ha resi capaci di uscire e annunciare e testimoniare. Testimoniare che cosa? Quello che hanno vissuto. Non vanno a dire una teoria, una dottrina, una filosofia, una religione. Annunciano qualcosa che hanno vissuto. Basta, nient'altro che quello.
Cos'è che noi siamo chiamati a testimoniare? Quello che viviamo. La domanda allora che c'è sotto è: che esperienza ho fatto nella mia vita per poter testimoniare che Cristo merita di essere preso sul serio? Posso dirlo in base alle mie esperienze di vita? E qual è quella più comune a tutti, che è importante trovare il coraggio di tirar fuori? La si fa tutti, è la più importante, anche se non sempre è la prima che viene in mente. L'esperienza di essere perdonati, bravi? Oh no, lo so che siete bravi. Superato l'esame. L'esperienza dell'essere perdonati, che è la prima che hanno fatto anche loro. Non ce lo meritavamo, invece ci ha accolti di nuovo. Ci ha messi in carreggiata di nuovo, in corsa di nuovo. È vero o no? Ecco, saper testimoniare questo. Ma testimoniarlo a chi? Loro cominceranno parlando a tutti. Quello era l'inizio, era la via. Ma per noi che viviamo in un paese dove quasi tutti sono battezzati, anche se tanti non sanno cos'è il battesimo, qualcuno cerca di viverlo, qualcuno no, dipende, ognuno ha la sua storia. Come dare questa testimonianza? Mettendosi a predicare appena è possibile a tutti quanti, giusto? Poi ci sarebbe anche, però quello possiamo aggiungerlo dopo. SRCDS. Saper render conto della speranza che è in noi. Saper render conto della speranza che abbiamo dentro. E certe volte è facile avere dentro una speranza, certe volte la vita ce l'ha che le botte, che aver dentro una speranza. Eppure quelle sono le testimonianze più importanti. Quelle sono le testimonianze più importanti. Perché testimoniare che sei contento di una scelta finché tu va bene, le mie sei difficile fare, è vero o no? Per oggi tu dici, beh, Bardone, appena la sei oltre, cosa ti pensi? È vero o no? Ma questa speranza è fondata sul sapersi PG, perdonati, gratis. Quindi disposti a cambiare testa, a cambiare cuore se occorre, ma mettendo lui al centro. Sì o sì? Qualche domanda? Diciamo che è una bella speranza, è un arricchimento. La parola di Dio che è bellissima, È bellissimo. Volevo chiederti un pochino, questa idea di essere costanti insieme ed attenti è applicabile a un qualunque gruppo di persone, a una comunità. Sì. Nel momento in cui una di queste tre caratteristiche è disattesa, crolla tutto? No, la fa acqua. Ma recuperare ciò che si fa. Bisogna convincersi che bisogna passare di lì. Perché le tre caratteristiche non sono in riferimento a qualsiasi iniziativa, in particolare la preghiera. La preghiera, che non è soltanto dire preghiere, ma che è un mettersi davvero in sintonia. Cioè è riconoscere che a salvare è lui, a darci la forza è lui, a rendere utile la nostra testimonianza è lui. Riconoscere la sua iniziativa nei nostri confronti, che anche quando ci diamo da fare per testimoniarlo, alla fine chi è che opera davvero la conversione del cuore se avviene? Lui. Questo negli Atti degli Apostoli lo troveremo parecchie volte. È una sottolineatura che per noi non è mai inutile perché se ne smette con de spes, è vero o no? Mi noter gonfato, noter. Si è spontaneo, eh? È il grande fate che le ride. Sì, no, è vero o no? Tutto a posto, Michi? Nessuna domanda? Bene, signora, allora la volta prossima vedremo la Pentecoste.